Continuiamo qui nel crossodromo di Borgo Santa Rita con un altro pilota, il 91. Era da tanto che non lo vedevamo sulle piste da cross e lo conoscono tutti come il Giova. Oh, finalmente, domanda di rito. Passato, presente e futuro del Giova. Vai, sfogati. Passato bisognerebbe partire da 20 anni fa, ma la facciamo un po' più corta. Dacci tutti i tuoi numeri. Niente, ho cominciato a correre nelle moto da piccolo, da molto piccolo, con 13-14 anni, e ho fatto un po' di tutto. Da soprattutto motocross, supermotard, velocità, quad, tutto a 360 gradi, sono proprio il vero amante dei motori. Diciamo, questo è un po' il succo, e la stagione di quest'anno purtroppo sappiamo benissimo come è andata. Ecco, cos'è successo? No, dicelo te, cos'è successo? Non ti abbiamo visto per tanto tempo. Purtroppo è partito già malissimo quest'inverno, che è una delle prime sessioni di allenamento quando giravo. Sono caduto e mi sono rotto 5 costole. Sono ripartito senza allenamento, senza niente, a San Severino, che sono andato bene, ho fatto secondo assoluto. Poi mi sono allenato ancora bene una settimana, siamo andati a Fano, ho fatto la pole position, ma ho esagerato io, sono ricaduto e ho rotto un'altra volta le costole. E mi hanno messo KO definitivamente fino a un mese fa. E oggi sei entrato in pista e siccome siamo qui prima della prima manche, com'è andata? Dicelo te in qualifica, come sei? Potevo fare un po' meglio, al di là del secondo posto ho preso un secondo e mezzo da Nicola, che ieri ne prendevo, giravo meglio. Forse essendo tanto tempo che non correvo ero un pelino nervoso, mi dato troppo sporco. Spero adesso nella manche di attaccarmi a lui, e anzi poi di partire davanti io, e poi dopo guardiamo cosa succede. Perfetto, il quad come si presenta? Va bene oggi? Il quad va benissimo, come tutto l'anno, purtroppo non ho potuto provarlo bene, ma da quando l'ho dato in mano nelle mani di Romain Cumprea, che è il campione europeo, e mi ha stravolto certe cose, che ho trovato un sacco di beneficio. Il quad va benissimo, io sono d'argasso. Infatti ti avevamo visto, mi sembra, proprio al Pont de Vaux, infatti abbiamo detto, che fa, scende qua? Eri te, no, a giro con quel mezzettino per i box? No, non ero io. Non eri te? Madonna, era tutti quanti, tutti gli italiani facevano, è Giova, l'abbiamo visto, Abbiamo sperato di vederti girare anche lì. Va bene, Giova, niente, ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, okay, e ci vediamo poi in pista. Ciao a tutti, grazie. Grazie, ciao.